Si avvicina sempre più l'appuntamento con le elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Noi continuiamo a conoscere candidati e liste dei 26 comuni lucani al voto. E uno di questi, in cui è previsto il doppio turno e la doppia preferenza, è Melfi, dove alla fine a sfidarsi saranno in tre, con 12 liste a sostegno. Sono 5 quelle che supportano il candidato della coalizione di centrosinistra, Luigi Simonetti, ovvero il PD, il PSI, Piazza Melfi, Centro Democratico ed Europa Verde. Oggi presenteremo la lista del Partito Socialista Italiano, quella che fa riferimento al sindaco uscente Livio Valvano, che è presente in questa lista. Ma qui ospite con noi oggi abbiamo in rappresentanza del Partito Socialista l'avvocato Rinaldo Di Ciommo, che è consigliere uscente. Buongiorno a tutti, grazie per il cortese invito. Allora, intanto, avvocato, passiamo un po' a vedere qual è la composizione della vostra lista e soprattutto le chiedo se è stato difficile questa volta trovare dei volenterosi e volenterose da mettere dentro. Allora, la composizione della lista è, diciamo, composta da due blocchi. Parto dal secondo blocco, quello dei giovani, quelli che hanno espresso voglia e passione e capacità di interpretare il dato decennale dell'amministrazione comunale a trazione centrosinistra, che quindi sentono adesso di entrare direttamente in campo per poter fornire il contributo, una proposta giovane, una proposta verde, e ovviamente abbiamo concentrato la massima attenzione su queste nuove leve, che naturalmente non mancheremo di affiancare con il gruppo, diciamo, solido, il gruppo storico socialista, capeggiato, per modo di dire, perché non c'è un capo, in effetti, dal sindaco uscente Livio Valvano, dai consiglieri comunali uscenti che hanno sentito per spirito di servizio l'impegno a proseguire nell'attività amministrativa già posta in campo per un decennio e che ovviamente saranno i tutor di queste nuove leve della politica sulle quali il Partito Socialista investe in modo convinto, anche perché la spinta del nuovo, la spinta generazionale è talmente forte nella nostra città, nella città di Melfi, che non è sano e non è logico evitare che altre intelligenze, altre culture, anche più moderne, più innovative, si possano avvicinare alla politica. Quindi è una lista, diciamo, a doppia facciata. Ecco, ma sulla scelta di Simonetti, che è avvenuta un paio di settimane dalla chiusura, dalla presentazione delle liste, ci sono stati dei veti incrociati? È un nome che vi soddisfa in toto, ma soprattutto secondo voi si poteva arrivare prima a questo nome da contrapporre a Maglione, che era già noto da qualche settimana? Su questa vicenda si è detto e scritto tanto, ma sono quasi tutte fantasie. In realtà non c'è stato nessun ritardo. La scelta di Luigi Simonetti è stata una scelta convinta che ci ha convinto sin da principio. Abbiamo semplicemente impiegato il tempo giusto per mettere a punto il programma e per mettere a punto una coalizione solida, forte, che sia espressione di continuità, ma anche di nuovo. Ecco perché qualcuno adombra il sospetto che ci siano stati veti o intraversamenti, ma tutto questo lo posso escludere con assoluta serenità. Il nome di Luigi Simonetti è il nome che convince la città con la quale ci siamo raccordati, alla quale abbiamo chiesto di esprimere anche un parere sul candidato sindaco che dovesse competere in questa tornata elettorale. E il nome di Luigi Simonetti è stato il nome più fluido, più logico, più convincente e più rassicurante. Certo, però avete un onere importante, quello di difendere la poltrona del sindaco, ma vi sentite ancora trainanti come Partito Socialista, come è avvenuto nell'ultimo decennio? Certo che sì, la storia ci dà ragione, la storia di Melfi ci dà ragione. Il Partito Socialista a Melfi si è espresso sempre ai massimi livelli e ha creato un'azione amministrativa e un governo della città solido, sano e trasparente. Abbiamo sempre interagito con il centro-sinistra, non ci sono mai state incomprensioni ed è un partito plurale che abbraccia pertanto tutti
tutte le altre compagini elettorali e compagini politiche che vogliono mettere in campo la stessa storia, le stesse esperienze e principalmente gli stessi progetti, guardando avanti con un'espressione innovativa della politica, guardando avanti verso una transizione energetica verde che l'Europa ci impone di porre in essere, e quindi un partito che accoglie e che vuole essere accolto. Il centrosinistra senza il Partito Socialista a Melfi è un centrosinistra direi monco. Ecco, ma in caso di un eventuale ballottaggio tra lo stesso Simonetti e Maglione, avete intenzione di chiedere aiuto al Movimento 5 Stelle? Noi ci auguriamo di arrivare ad un risultato che ci eviti il ballottaggio. È ovviamente un auspicio forse troppo pretenzioso, ma è il desiderio di ciascuna compagine politica e di ciascun candidato sindaco. Laddove si dovesse anche ragionevolmente arrivare al ballottaggio, è chiaro che siamo pronti come centrosinistra ad aprire le braccia e la mente e il cuore a tutte le forze politiche che sposano e condividano il nostro progetto di città, il nostro progetto di amministrazione. È un progetto che stiamo divulgando nelle piazze con i comizi di quartiere che il candidato sindaco Luigi Simonetti sta tenendo ogni giorno, incontrando cittadini, associazioni, categorie datoriali, lavoratori, sindacati, rappresentanti delle istituzioni regionali, e quindi è un progetto che sicuramente sarà appetibile per tutte quelle forze democratiche che condividono la nostra visione di città moderna, verde, avanzata, innovativa ed inclusiva. Ma su quali temi, diciamo, si vince questa campagna elettorale a Melfi in quest'anno? Questa campagna si vince su un tema di fondo: ridare alla città di Melfi innanzitutto la propria connotazione identitaria che si è persa negli scorsi decenni, e ridare a Melfi la caratteristica di essere una città attenta ai bisogni dei cittadini ed inclusiva. Abbiamo scontato un decennio tremendo, terribile, tra spending review, patto di stabilità e Covid e crisi pandemica che ci ha attanagliato nell'ultimo biennio. Abbiamo necessità di ricucire innanzitutto le forze sociali e di esprimere il massimo potenziale di inclusione di cui l'amministrazione Valvano uscente si è sempre dotata e per la quale si è sempre connotata. In modo particolare abbiamo la necessità di ricucire anche dal punto urbanistico una città che si è sfilacciata per le discutibili ed opinabili scelte progettuali ed urbanistiche del centrodestra fino al 2011, che hanno semplicemente creato quartieri dormitorio e periferie non infrastrutturate che collassano ogni giorno per tutta una serie di criticità idrogeologiche, alluvionali e di altra natura. Ecco, tra i punti caratterizzanti del vostro programma, privilegerete più la parte che riguarda, diciamo, la cultura e il turismo, oppure l'industria, con tutto quello che ha a che fare con l'area industriale di San Nicola di Melfi, ma non solo, evidentemente? La domanda contiene in sé le due risposte. Noi ci siamo connotati in questo decennio, attraversando con le crisi che ci hanno attanagliato, tutte queste problematiche che cortesemente lei mi sta indicando, dal turismo, dalla ripartenza culturale della città e principalmente dalla ripartenza urbanistica e dalla ripartenza del lavoro. Abbiamo il polo industriale di San Nicola, che è il più grosso d'Europa, dove insistono 20.000 operai, 7.000 famiglie, non solo melfitane, anzi le melfitane si sono persino allontanate dalla periferia inabitabile che è stata creata fino al 2010, ma abbiamo il polo industriale che in questo momento
dà segnali molto preoccupanti. La delocalizzazione è il fantasma con il quale ci stiamo confrontando anche in questi giorni, in queste ultime ore, con rappresentanti istituzionali del Partito Democratico, dei 5 Stelle. Abbiamo necessità di far comprendere a Stellantis che noi non siamo una zona da utilizzare semplicemente come un mezzo per intercettare spinte finanziarie e poi un mezzo da abbandonare. Dobbiamo non solo conservare l'occupazione attuale che sta vivendo un momento di grande crisi perché si lavora anche un solo giorno al mese, stiamo consumando, esaurendo tutte le ore di cassa integrazione a disposizione dell'azienda. Dobbiamo stare molto vigili e molto attenti a far sì che il polo industriale amalfitano diventi sempre più attrattivo, e noi abbiamo messo in campo azioni concrete che il centrodestra non ha mai immaginato forse neppure di creare, di intuire. Abbiamo consentito con una recente delibera di consiglio a tutte le imprese di nuova costruzione, di nuova organizzazione che si insediano per la prima volta nel polo industriale di Melfi, di essere totalmente esonerate al 100% da imposte e tributi comunali. Dobbiamo rendere quel centro attrattivo. Però diciamo sulla cultura si poteva fare di più in questi anni, la potevate giocare meglio, diciamo? La domanda non mi convince perché non contiene in sé la risposta. Sulla cultura noi abbiamo investito tantissimo, a parte che abbiamo celebrato di ritorno. Assolutamente, abbiamo celebrato il millenario delle costituzioni melfitane, della città di Melfi, che è un evento che ha creato non solo interesse ma anche grande attività di studio e di ricerca. È chiaro che ci siamo purtroppo scontrati, specialmente nell'ultimo biennio, dal 2019 ed ancora attualmente, con le restrizioni pandemiche che hanno bloccato non solo il mondo della cultura e gli eventi culturali in generale, ma proprio le possibilità di esprimersi ai massimi livelli. Ma certamente cultura e turismo sono due attrattori sui quali Melfi non ha nessuna difficoltà ad incentrare la propria attenzione e la propria attività, perché è una città talmente bella e talmente ridente, talmente ricca di storie e di monumenti, che è un attrattore naturale per qualsiasi turista che voglia visitare l'Italia e la Basilicata. Ecco, però diciamo, avvocato, di cose in sospeso ce ne sono diverse. Intanto sicuramente la cittadinanza vi chiede perché in questi 10 anni non si è riuscito a mettere mano più a fondo, soprattutto sulla questione periferie, ma soprattutto le voglio chiedere qual è il vostro rammarico più grande su qualcosa che magari era in programma, che volevate fare già in questo di mandato e non siete riusciti a portare a termine. Certamente, abbiamo tante attività che avevamo messo in campo e che non è stato possibile portare a compimento, e tante altre che avremmo voluto mettere in campo, ma non per sollevare una eccezione e una giustificazione che sarebbe facile poi smentire, ma soltanto perché la realtà dei fatti, quando ci siamo insediati nel 2011, il nostro insediamento è coinciso con il blocco nazionale della finanza dei comuni. Il blocco sulla finanza dei comuni non è stato più possibile per il patto di stabilità che ci ha praticamente incatenati fino al 2019, dal 2011. Ci è voluto purtroppo il Covid, dico purtroppo naturalmente perché una crisi pandemica non la si può augurare a nessuno, ma noi abbiamo dovuto attendere il Covid per far sì che finalmente quelle maglie alle finanze pubbliche venissero aperte dall'Europa. E non sappiamo neppure questo triennio che ci è stato concesso per utilizzare finalmente le risorse pubbliche statali ed europee, non sappiamo neppure se proseguirà. Quindi abbiamo avuto un impasse di carattere finanziario
oltre che, ripeto, per il blocco del turnover che ha impoverito e depauperato le forze amministrative interne, che ci ha impedito di portare avanti tutti quei progetti di infrastrutturazione che avremmo voluto realizzare, dalla viabilità alla sistemazione idrogeologica della città, che in parte con molta fatica, con le esigue risorse che abbiamo potuto utilizzare, abbiamo già realizzato. Abbiamo finalmente messo in campo, ed anzi sono in corso i lavori, di differenziazione tra le acque nere e le acque bianche, il che significa, tradotto in un concetto molto semplice, che nel centro storico di Melfi, finalmente, quando piove, non si creano non i ruscelli, ma le cascate. Nel 2020 abbiamo avuto l'ultima inondazione, io la chiamo così, che dal soppresso tribunale si è riversata nella piazza principale del centro storico, in piazza Umberto, proseguendo poi per via Bagno fino alla fine di una lunghissima strada in discesa che ha travolto strade, autovetture, ha messo a rischio la vita di tanti cittadini, abbiamo avuto anche dei feriti ed ha fortemente danneggiato i caseggiati. Questo era uno dei progetti che noi avevamo già pianificato fin dai primissimi giorni del nostro insediamento. Lo abbiamo recuperato adesso che finalmente ci consentono di spendere in modo intelligente tutte le risorse finanziarie che noi abbiamo comunque accantonato o sulle quali abbiamo comunque creato risparmi, grazie ai quali abbiamo potuto fare e compiere altre opere infrastrutturali. Ne cito uno: il primo giorno che ci siamo insediati abbiamo chiuso la 167, un organismo che era costituito da eminenti signori del centrodestra, che aveva ormai esaurito il proprio compito, ma c'era ancora un organismo amministrativo con presidente, vicepresidente, tecnici ed altri, che bruciava 350.000 euro all'anno senza svolgere alcuna attività. L'abbiamo chiusa dopo un anno. Grazie a questa chiusura abbiamo recuperato di anno in anno finanze, risorse finanziarie che ci hanno consentito di fronteggiare, con la spending review che ci teneva imbrigliati, almeno di fronteggiare le esigenze più impellenti. Cito questo esempio, ma ce ne sono stati tanti altri, anche il risparmio sulla raccolta dei rifiuti, che nel momento in cui siamo arrivati abbiamo trovato una città, un centro storico praticamente con gruppi di randaggi, branchi di randaggi che si divertivano a staccare le buste della immondizia appesa alle porte del centro storico, quindi oltre alla carenza e alla perdita di qualsiasi decoro, anche un problema di salubrità e di igiene. Siamo arrivati e abbiamo con grande fatica messo in campo un progetto attualissimo che ci ha portati nel 2016 ad essere premiati a Rimini, alla Ecomondo, come uno dei comuni più virtuosi d'Italia, più strategicamente capace di creare risparmio sulla raccolta, che oggi è una raccolta differenziata, che sversa, che porta all'inceneritore Fenice, che stiamo affamando, questo è un termine che piace molto al candidato sindaco Luigi Simonetti e all'ex sindaco Livio Valvano, e quindi lo prendo in prestito. Abbiamo affamato Fenice perché Fenice deve chiudere. Ci abbiamo provato in tutti i modi, non ci siamo ancora riusciti, ma se l'amministrazione che ci ha preceduto di centrodestra ha conferito tal quale centinaia di tonnellate di rifiuti a Fenice, ha alimentato un mostro, non un inceneritore, un inquinatore, che ha creato danni visibili, danni conclamati e certificati alle falde acquifere nella prossimità dei comuni di Melfi, Lavello, Venosa, quindi un danno ambientale ormai irreparabile, sul quale comunque noi non demordiamo e certamente non ci dimenticheremo di come si contrasta EDF, adesso si chiama così. Sappiamo come
toccare i tasti giusti per far sì che quell'inceneritore sparisca. Chiarissimo, avvocato. Abbiamo ancora un paio di domande molto importanti, e chiedo di essere un po' più sintetico. Una di queste riguarda senz'altro sempre gli aspetti ambientali in tema di petrolio, di cave, di rinnovabili. Quale sarà la vostra posizione? La posizione che il centro-sinistra porterà avanti è quella di sempre, è quella che ci siamo dati fin dal primo giorno. Cave e altri progetti che inquinano non hanno sede nel territorio di Melfi. Ce ne siamo occupati in due consigli comunali ed in una serie di attività anche fatte in commissione, proprio a proposito di una cava che così paradossalmente, stranamente si trova quasi ad aver ottenuto la valutazione di impatto ambientale dalla regione, dall'assessorato ambiente, e che invece siamo riusciti a bloccare in extremis, una cava inquinante enorme che si trova in uno dei delle porzioni di territorio melfitano più pregiate dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, dove addirittura con l'Università di Foggia e con altri docenti universitari ed esperti del campo siamo riusciti a capire, a comprendere che lì ci sono addirittura i tratturi storici che attraversano quel territorio che verrebbe altrimenti smembrato, profanato, violentato soltanto per consentire l'esercizio di attività imprenditoriali di soggetti che sono sicuramente non appartenenti al centro-sinistra. E sui permessi di ricerca petrolifera? Sui permessi di ricerca petrolifera me ne sono occupato personalmente insieme all'amministrazione del 2011-2012. Abbiamo stoppato, dico questo termine perché è stato proprio uno stop all'ultimo minuto, un progetto di prospezione petrolifera, il permesso Bicocca, portato avanti da una società inglese, americana a dire il vero, la Delta Energy, che immaginava di cercare il petrolio e di violentare il territorio del Vulture Melfese, così come è stato fatto a Grumento Nova, per capirci, a distanza di un metro dal centro, di un chilometro dal centro storico. Ebbene, questo progetto lo abbiamo bloccato, abbiamo fatto delle osservazioni assolutamente insuperabili e incontestabili alla regione Basilicata con i comuni di Rapolla e Barile. Il progetto era stato stoppato. La nuova normativa che è entrata in vigore lo scorso anno avoca al Ministero delle Attività Produttive la competenza che era prima della Regione Basilicata e di tutte le altre regioni, il che significa, ma lo abbiamo già verificato, che quel progetto, che non è mai morto, sta per essere riproposto con maggior forza politica, con maggior forza imprenditoriale, e di questo, in un'azione di continuità, il sindaco Simonetti e l'amministrazione che lo sosterrà e che lui vorrà costruire saranno impegnati ancora più di prima a contrastare ancora una volta questo attacco al territorio di Melfi, che in parte riusciamo comunque a bloccare avendo esteso e riperimetrato il Parco del Vulture. È una questione di grandissimo rilievo, di grandissimo peso ambientale, territoriale e paesaggistico, all'interno del quale abbiamo protetto finalmente tutta una serie di aree che altrimenti sarebbero state aggredite da petrolieri o imprenditori, a volte anche improvvisati, che pensano di utilizzare il territorio soltanto come un bancomat. E infine c'è un tema che poi diciamo è una ferita aperta per Melfi e che so starle molto a cuore, la questione della soppressione del tribunale avvenuta qualche anno fa. C'era un governo di centrosinistra anche in regione, c'eravate voi alla guida del comune. Come e se si può ancora rimediare in qualche modo? Questa domanda ovviamente mi fa soffrire, perché non solo perché ha detto ai lavori, ma perché il tribunale di Melfi ha costituito non solo uno scippo, perché non c'erano i criteri normativi per far sì che quel tribunale e non altri tribunali della regione venissero soppressi, ma il tribunale di Melfi era una linfa e sarà di nuovo
una linfa vitale per ripopolare il centro storico, perché dal 13 ottobre del 2013, giorno della soppressione, il centro storico si è svuotato per motivi ovvi e non mi dilungo a spiegarli, ma in questi 8 anni, 9 anni, non abbiamo mai smesso di tenere sotto la lente il problema della riapertura di questo plesso, che è plesso di garanzia, di certezza del cittadino, garanzia di legalità, un plesso che deve essere assolutamente riaperto, e di questo stiamo interloquendo. Lo ha fatto l'amministrazione Valvano per molti mesi, in molte occasioni, in ripetuti incontri. Da questi incontri, anche fatti dal presidente dell'ordine del tribunale uscente, del tribunale di Melfi, da questi incontri è emersa la convinzione anche politica, che è una convinzione di centrosinistra e non di centrodestra, che i tribunali di prossimità devono continuare a rivivere, perché oltre che essere garanzia di legalità, diventano un elemento attrattore per chi, come una delle 13.000 famiglie che operano nel polo industriale di Melfi, decida ad esempio di venire a vivere a Melfi e magari di occupare un'abitazione del centro storico che ormai è dismessa e in condizioni non più diciamo praticabili. Se riuscissimo a ripopolare con il tribunale di Melfi tutti i servizi e sottoservizi connessi anche il centro storico, avremmo fatto un'operazione di giustizia, di legalità e anche una operazione urbanistica, credo, di altissimo livello. Allora, Rinaldo Di Ciommo, ci resta giusto il minuto finale per l'appello al voto per la lista del PSI a sostegno di Luigi Simonetti, sindaco di Melfi. L'appello al voto è un'attività semplice e naturale. Noi non chiediamo di eleggere Luigi Simonetti perché persona, perché si chiama Luigi Simonetti. Noi chiediamo di dare continuità ad un'azione amministrativa decennale che si è connotata per legalità e per trasparenza. Hanno cercato di sciogliere il Consiglio Comunale di Melfi perché attinto da infiltrazioni mafiose. Ebbene, lo dice il Ministro degli Interni, il Comune di Melfi è un comune assolutamente sano. Questo è stato un decennio di assoluta trasparenza e legalità. Luigi Simonetti sindaco deve significare inclusione sociale, deve significare ripresa dei progetti incompiuti per i quali siamo anche pronti a chiedere scusa se non ci siamo riusciti, e messa in campo di tutti i progetti che il programma di Simonetti sindaco, che ho qui con me, illustra, proietta nel futuro della transizione ecologica, della transizione verde. Noi siamo un territorio e siamo stati un'amministrazione talmente green, anche per le ragioni che ho spiegato qualche minuto fa, che non possiamo non immaginare di portare avanti questa attività di transizione energetica, efficientando e migliorando anche gli impianti di riscaldamento delle abitazioni. Abbiamo fatto una serie di delibere e di progetti e di piani che sono stati accolti benissimo dalla popolazione e dalla cittadinanza, di risparmio energetico e riqualificazione delle abitazioni. Abbiamo ridotto le imposte per tutti quegli interventi di riqualificazione verde che mirino appunto al contenimento di CO2. Abbiamo aderito al patto dei sindaci per ridurre le emissioni in atmosfera del CO2. Dobbiamo continuare a portare avanti un progetto che è lungo 10 anni, che il centrodestra non aveva mai pensato di porre in campo perché era interessato da altre problematiche, da altri personalismi anche imprenditoriali, e che invece il centrosinistra, essendo una coalizione inclusiva che si occupa del cittadino e del sociale, intende portare avanti una inclusione verde, la inclusione che l'Europa ci chiede di porre in campo e che noi abbiamo iniziato e vogliamo portare a compimento. Perfetto, questo era il pensiero di Rinaldo Di Ciommo, che abbiamo ospitato qui in rappresentanza del Partito Socialista Italiano in lista a sostegno di Luigi Simonetti, sindaco di Melfi. Grazie. Vi ringrazio per l'ospitalità. E grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio ai programmi della rete.